sostiene una tesi che a me sembra balzana, che dice i diritti non si chiedono in tribunale. Ma sì e no, ed io ho avuto un confronto che è durato anche un po' di tempo con l'ex presidente del Tribunale dei Minori di Torino, oltre che con anche l'ex presidente del Tribunale della Famiglia di Torino su questi temi, dove cercavo di spiegargli che in realtà non è una forma surrettizia di richiesta di un risarcimento, diciamo così, o un riconoscimento da parte che non arriva dal Parlamento, che arriva con i tempi lunghi, ma semplicemente è la richiesta che la legge venga correttamente applicata rispetto all'interpretazione che secondo noi è da dare alla legge, e soprattutto la legge più importante che noi abbiamo, cioè la Carta Costituzionale, cioè i principi sulla base della quale noi viviamo. Attenzione che noi viviamo sulla base dei principi della Carta Costituzionale, ma anche sulla base dei principi delle carte europee dei diritti umani, e quella, sia quella dell'Unione Europea che quella del Consiglio d'Europa. Quindi il nostro diritto ha dei principi, almeno dal punto di vista dei principi, molto avanzati, molto saldi e molto avanzati. Quindi la strategic litigation, come si dice in inglese, ma l'utilizzo della strategia delle cause pilote per l'ottenimento dei diritti che sul quale il Parlamento non riesce a legiferare o non vuole, poi sentiremo cosa sta succedendo, è, diciamo così, un'altra strada, è la strada parallela. Questa via, come sapete, lo ripeto per la storia, per gli ascoltatori di Radio Radicale, è sostanzialmente connaturata alla nascita della nostra associazione, perché noi come primo atto accogliemmo la proposta che Francesco Bilotta ci fece. Francesco Bilotta, in allora, parlo della nascita dell'associazione radicale, stava nascendo anche a Rete Lempro, perché lui aveva correttamente, di fronte al disastro della proposta del governo Prodi, non so se ricordate, il governo Prodi cadde anche, non solo, ma anche su un pasticcio, no, sul progetto di legge dell'Ora di Ico e tutte le polemiche che ci furono, anche sulla strumentalizzazione all'interno del Parlamento delle contrapposizioni. Bisogna sempre ricordarci, perché noi, che il governo Prodi cadde perché Rifondazione Comunista gli tolse il sostegno, perché Mastella uscì, perché tutta una serie di cose, dove uno dei temi era quello dell'appoggio alla proposta di Dico. No? Noi siamo nati sulla base della insofferenza di fronte a questa modalità di affrontare i temi da parte del Parlamento e dall'urgenza di dare soluzioni. Questa urgenza, visto che da parte del Parlamento non si sentiva questa sensibilità, non c'era questa stessa sensibilità, allora abbiamo ritenuto che una delle strade possibili fosse quella. È da qui che nasce poi, con l'evoluzione successiva, l'ipotesi del fondo. Non vi nascondo che il fondo, come dire, è una piccola parte dell'aiuto. Noi fino ad oggi abbiamo lavorato e si lavora sulla base della collaborazione gratuita. Voi avete di fronte due degli avvocati che, più di altri forse, ma insomma insieme a tanti altri, in Italia non sono soli, ce ne sono altri. In particolare voglio ricordare tutto il grandissimo lavoro che ha fatto Giulia Perin con la nostra Gabriella, che non c'è al congresso, quindi insomma, le mando un abbraccio e un saluto, insomma, per le sue situazioni, ma però è grande il lavoro che abbiamo fatto a partire dalla sentenza di Reggio Emilia e tutto il discorso sulla concessione del permesso di soggiorno alle persone congiunte o conviventi non residenti, non italiane. E la sentenza nuova del Consiglio di Stato, qualche campanello d'allarme ce l'ha fatto suonare, perché quella sentenza lì è davvero molto, molto, come dire, nella sua sostanza, nel suo portato, molto pericolosa. Io apro la parentesi, poi la chiudo subito. Non mi interessa sapere da che parte arriva politica il giudice che ha scritto la sentenza e che poi l'ha nominata. Cioè, in questo paese siamo liberi di aderire a qualsiasi principio o idealità. Non mi frega niente sapere che quel giudice
è uno delle più dure. Mi interessa moltissimo sapere invece come applica la legge e se il suo modo di pensare influenza l'applicazione della legge, no? Quindi ci sono tante questioni aperte. Per tornare però a noi, a cosa serve questo fondo? Serve semplicemente per implementare, per sostenere, per allargare, usate il termine che volete, la strategia, la litigation strategy, la strategia delle cause pilota. Sono iniziative che servono a sostegno delle cause pilota, non di tutte le cause che si possono attivare. Faccio un esempio banalissimo: in ambito civilistico si possono attivare tantissime cause, no? Quelle pilota sono quelle che ci consentono di aprire un ambito, di aprire dei temi che per la prima volta, o per la seconda, o per la terza, insomma, in modo significativo, ci aprono una strada di intervento anche parlamentare che prima magari non si vedeva. Applicando le leggi attuali, sempre all'interno del quadro normativo attuale, non si passa attraverso le cause pilota per modificare la legge esistente, no? Si passa attraverso le cause pilota per interpretarla, semmai, in modo estensivo, per interpretare in modo corretto, ma non per modificare la legge. È il Parlamento che fa le leggi e le modifica, non è la magistratura. Noi ci teniamo molto ai principi e questo è un principio fondamentale del nostro sistema, su cui non bisogna avere ambiguità. Con eccezione della Corte Costituzionale, con tutte le altre eccezioni che noi sappiamo, ma il principio fondamentale è questo, e non possiamo allontanarci da questo. Sì, fa legge. Le sentenze sono anche legge. Non lo sono come sono in altri regimi, in altri ordinamenti, ma sostanzialmente può avere anche questa funzione legislativa. Detto questo, il nostro fondo serve a questo. Sarà un fondo aperto a tutti e a tutte. Non è un fondo a disposizione per le cause pilota gestite dall'Associazione Radicale Certi Diritti o promosse dalla nostra associazione, che sia chiaro, perché nel frattempo, come sapete, dopo l'iniziativa congiunta di Rete Elettrica Certi Diritti, ci siamo, diciamo così, separati, siamo separati in casa, ma separati sempre siamo, ma ciascuno promuove tante cause pilota, sia Rete Lenford che noi, ma nel frattempo anche Famiglia Arcobaleno ha sviluppato tutta una strategia molto importante e molto interessante di cause pilota specifiche rispetto ai diritti della famiglia in particolare, non ai diritti individuali. So che ArciGay si organizza, si sta organizzando anche su questa partita, perché è la partita che abbiamo di fronte. Cioè, a chi mi dice ma il limite delle... Cioè, noi siamo di fronte al Parlamento che è com'è e quindi per forza dobbiamo ricorrere ai giudici, non so come dire, è una via oggettiva ed è altrettanto obbligata e parallela la via che ci impone di seguire come sta andando il dibattito in Parlamento e come le forze politiche si posizionano su questa cosa. Non sono confliggenti le due vie, non sono esclusive, vanno parallele e si devono in qualche modo parlare. Quindi il fondo, noi, nella nostra idea, è assolutamente aperto a tutti gli avvocati e le avvocate che producono causa pilota. Stiamo raccogliendo ulteriori indicazioni. Non vi nascondo che l'esperienza da cui nasce questo fondo è anche un po' mutuata dal fondo della Regione Piemonte per il gratuito patrocinio a favore delle donne vittime di violenza, uno dei pochi in Italia, oltre alla provincia di Trento, che non so se è poi mai attivato, perché io sapevo che c'era legge, ma non so se poi la provincia di Trento l'ha attivato questo fondo, e noi ci abbiamo lavorato molto sul fondo invece in Piemonte, sono 4 anni, 5 anni che funziona, quindi diciamo così, i meccanismi sono quelli. Però vi ricordo che esiste anche un fondo nazionale contro le discriminazioni, esiste il fondo dell'UNAR, che poi funzioni o non funzioni è un altro discorso, no? Che sia facile o difficile accedervi, che il Consiglio dell'Ordine Nazionale ci abbia messo il becco e abbia reso più difficile le procedure per entrarci, è tutta un'altra storia, ma rimane il fatto che esiste, è possibile per le pubbliche amministrazioni incentivare il patrocinio, il patrocinio legale per questo tipo di iniziative. A maggior ragione le associazioni lo possono fare, no?
credo più nelle associazioni. Sì, anch'io credo più nelle associazioni. No, no, anch'io. Rispetto a quello del Lunar, di sicuro. Quello della Regione Piemonte, non perché lo gestisco io, ma perché ci lavoriamo da un sacco di tempo anche con la Regione dell'Ordine, devo dire che 750 milioni sono fumati, cioè è servito. Milioni di euro? No, magari. No, 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 ho detto 750 milioni. No, 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 no. 750 mila euro sono stati utilizzati tutti, perché ci sono un sacco di cause di donne vittime di violenza che sono state sostenute dal nostro fondo, oltre al gratuito patrocinio a spese dello Stato, che è un'altra istituzione importantissima al quale si può fare ricorso secondo le regole. Quindi un fondo aperto a tutti per il suo accesso, per il suo utilizzo, ma anche per la sua implementazione. E qui arrivo alla seconda considerazione e mi fermo sulle mie considerazioni. Uno dei limiti della nostra azione è quella di parlare agli altri. Dopo che abbiamo finito di dire siamo per il matrimonio egualitario o siamo per le unioni civili, generalmente balbettiamo. Cioè la capacità comunicativa del movimento omosessuale, delle LGBT e in generale del movimento che sostiene queste due tesi, queste due proposte, è stata abbastanza ridotta rispetto per esempio al contesto che ha attivato un paese come l'Irlanda, un paese come gli Stati Uniti, un paese come... perché un pochino ci guardiamo all'estero, non è che non ci guardiamo come la Slovenia, cioè, ma non guardate soltanto dal punto di vista dei risultati ottenuti, guardate anche dal punto di vista della capacità del movimento. Io lo ricordavo prima stamattina quando in coda alla bellissima relazione di Mark, un neozelandese ci è venuto a spiegare cosa è stata la lite del nostro paese, a ricordarci in realtà, perché poi la lite l'abbiamo fatta noi, cosa è stata dal punto di vista storico quell'esperienza. Erano altri anni, erano gli anni 70, tutto quello che volete, ma il motore importante di quella riforma fu un associazionismo, fu un partito, il Partito Radicale, furono le esperienze, le lotte, le vite vissute di decine e decine di persone. Ecco, questa del fondo, siccome dobbiamo sostenerlo, dobbiamo imparare a comunicarlo. E io credo che sia una cosa importante per la causa stessa. Cioè andare a battere soldi, andare a battere cassa per dire vuoi fare qualcosa per il matrimonio egualitario? Finanzia il fondo, dai 5 lire per questo fondo, perché saprai, perché sarà tutto trasparente, sarà trasparente il bilancio, saranno trasparenti le cause ammesse, saranno trasparenti i nomi e i cognomi delle persone, non delle persone ovviamente perché c'è la violazione della privacy, ma degli avvocati che seguono i casi, quelli li possiamo pubblicare con il loro consenso ovviamente, cioè sarà tutto, vogliamo che sia assolutamente trasparente, perché è un piccolo tassellino, non è diciamo così la parte importante del nostro lavoro, ma è un piccolo tassellino che ci consente di comunicare bene all'estero, di raccogliere il più possibile adesioni, perché di questo si tratta, e di lavorare nella direzione del sostegno di chi lavora tutti i giorni, come loro due, come noi, come Rete Lempot, come Arcigay, come Famiglia Arcobaleno, come tutti, come i casi specifici che ci sono, per il raggiungimento della parità dei diritti e dei doveri. Attenzione, anche questo è importante, è stato completamente cancellato dal dibattito pubblico, dei diritti e dei doveri delle persone LGBT di fronte a questo Parlamento. La proposta domani avrà un primo regolamento nostro, ci sono alcune questioni tecniche che dovremo discutere, gli avvocati che sono qui presenti, se vogliono intervenire anche su quella proposta che gli abbiamo mandato, che poi è... sono ben venuti, insomma, perché noi sì, abbiamo un'idea di come dovrebbe essere gestito il fondo, ma questo però, lo voglio dire, è un impegno importante per la nostra associazione, perché noi siamo piccoli, come sapete, non siamo come le altre associazioni, cioè noi non ci occupiamo della vita sociale o di relazione delle persone e tutti. È chiaro questo, né? Noi non apriamo club, non ci occupiamo, non abbiamo sportelli di informazione, non abbiamo sound, sono cose importanti, sono cose importantissime, ma non sono le cose nostre. Noi ci occupiamo della politica, anche gli altri si occupano della politica,
maneggia quello, soltanto di questo, soprattutto Nicolino non insiste, perché anche in sauna si fa politica. Dopodiché, apriamo le saune in, in questa prospettiva dobbiamo sviluppare la nostra azione. Il fondo è un pianistello di questa politica, di questa strategia, eh? Cioè l'attivazione, il potenziamento della, della litigation strategy italiana per il raggiungimento di quei diritti che diversamente non riusciamo a ottenere. Ah, ecco, grazie, lo sapevamo, ma ci è stato confermato. C'è qui la, la senatrice Donatella Mattesini, credo che sei del PD, vero? Sì? Quindi ti ringraziamo per essere presente. Non tutta Arezzo è cieca, sorda e muta, l'avevo sempre detto, no? Ci sono degli aretini e delle aretine che rispondono alle nostre domande. Grazie per essere venuti ai nostri lavori, al nostro congresso. Se vuoi intervenire, se vuoi. C'è lei che parla benissimo, quindi grazie per essere. Io mi fermerei qua perché ho già parlato troppo come al mio solito, quindi a voi due. Il tempo è abbastanza contenuto, però vi chiederei magari di dirci qualche cosa di più rispetto a questa sentenza della, della Corte Costituzionale, perché oggettivamente è una novità, oggettivamente è una novità, su, per la 164, cioè per le persone transessuali, quindi cioè, è una di quelle sentenze che cambia un po' il contesto nel quale siamo, e cambierà anche moltissimo l'atteggiamento dei medici nei confronti di questa legge, cambierà moltissimo perché una parte della sentenza è totalmente incontrovertibile, non so come dire, cioè ha detto una cosa sulla quale non si torna indietro. Non è obbligatorio, non sono obbligatori gli interventi chirurgici, medici, poi c'è l'altra parte che creerà problemi, ma li affronteremo.